Giovanati, che è l'assessore all'educazione del municipio 9, questa delibera nasce proprio da questa realtà. Qual è l'episodio che ha fatto scattare questa esigenza? Allora, il fatto che ha fatto scattare questa proposta di delibera è che in un istituto comprensivo, in particolare in due scuole medie del mio territorio, sono stati organizzati dei corsi sul bullismo, che in realtà, dai racconti di alcuni genitori che mi hanno sollecitato ad intervenire, si presentavano più come dei corsi sulla sessualità, condotti da arcigay, dove hanno parlato in realtà di orientamenti sessuali, anziché affrontare la questione del bullismo, anche omosessuale. Quindi i genitori si sono ritrovati, i figli che tornavano a casa e gli raccontavano aspetti che loro non hanno potuto tenere in conto, no? Nell'aderire al progetto, il quale veniva presentato appunto come col termine generico di bullismo contro anche le discriminazioni di genere, ma poi nel dettaglio si sono toccati dei temi rispetto alla sessualità a cui i genitori avrebbero voluto poter essere posti nella conoscenza, in modo tale da intervenire e anche capire come interagire con un figlio di quell'età che torna a casa con tante domande. Quindi, inoltre, nel momento in cui mi è stata presentata le varie circolari con cui era stata data notizia di questi corsi, appariva anche fra i relatori per la parte sul dialogo interreligioso la consigliera comunale del PD, Soumaya Abdelkader. Tuttavia non era presentata come la consigliera comunale del PD, ma bensì come la scrittrice Soumaya Abdelkader. E anche lì i genitori hanno detto: ma noi non sapevamo che lei fosse un esponente politico, noi non vogliamo che la politica entri nella scuola, così in modo preponderante senza poter intervenire. Se l'accusa fosse reciproca, perché anche loro potrebbero dire che Certo. voi invece sostenete le vostre posizioni, quindi come si può portare un equilibrio? Allora, rispetto alla prima questione sulla sessualità, io ho affermato anche nelle mie dichiarazioni ai giornali che anche se fosse stato le sentinelle in piedi che intervenivano nella scuola, ma senza che i genitori avessero potuto sapere veramente di questo intervento, io mi sarei opposta allo stesso modo, perché quello che io voglio garantire è che i genitori siano sempre posti nella conoscenza di sapere che cosa viene detto ai propri figli nella scuola. È una questione di libertà, dove io dico che predomina sempre la libertà educativa dei genitori, su tutto, sempre.